Adesso parliamo di sport, calcio. Domani si torna in campo in Serie C per quanto riguarda le due abruzzesi. Iniziamo con il Pescara, 14:30, match con la Lucchese allo stadio Adriatico Cornacchia. Passaggio importante di questo travagliato campionato per capire quanto durerà la fiducia data al tecnico Auteri, che ha parlato fino a qualche minuto fa in conferenza stampa. Dunque tutti i dettagli in diretta dal nostro inviato Enrico Giancarlo allo stadio Adriatico. Buon pomeriggio Enrico. Buon pomeriggio Carmine, noi siamo proprio in sala stampa dove poco fa ha parlato il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Hai detto della fiducia che ha dato la società all'allenatore dopo la sconfitta di Pontedera. Auteri ha detto: la fiducia fa naturalmente piacere, ma io credo che la squadra sia ben allenata e che i problemi siano altri, a iniziare da una cattiveria agonistica che manca e da una certa inesperienza in determinati momenti della partita. Il tecnico Auteri ha fatto anche il punto della situazione, ha ribadito l'indisponibilità di Galano, che sta facendo un percorso di recupero a parte, mentre Ferrari, che ha saltato la prima parte di settimana di allenamenti per un colpo ricevuto a Pontedera, sta meglio ed è abile e arruolabile. Ma altri dettagli, le parole proprio del tecnico Auteri, le andiamo ad ascoltare con Danilo Cinquino in regia, che può far partire il contributo. Sentiamo. Come sta la squadra dal punto di vista fisico? Ferrari, Galano, gli acciacchi che ci sono stati in settimana, e quanto è importante per lei la fiducia che le ha ribadito lunedì la società, indicando come, diciamo, cosa che non va la squadra, che non ha la cattiveria in campo? In quest'ottica la settimana com'è stata? Ha trovato delle risposte? Grazie. Dal punto di vista fisico, vabbè, Galano è l'unico giocatore che insomma sta procedendo con un percorso di lavoro. Ferrari ha preso una brutta contusione a Pontedera, ha fatto un paio di giorni di lavoro differenziato, però poi si è aggregato al gruppo e sta bene, quindi di indisponibili non ce ne sono, c'è soltanto Galano. Per il resto, cosa devo dire? Io voglio dire, l'allenatore è l'anello debole della catena. Il fatto che io credo che questo comunque sia una squadra ben allenata, perché i nostri problemi sono altri, perché ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica. Cattiveria non significa rompere le gambe agli avversari o avere delle condotte sportive e eticamente immorali, no, però un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un pizzico di esperienza in più in alcune situazioni, però quelle cose sono cose che si acquisiscono soprattutto per alcuni ragazzi col tempo. Però di contro ci abbiamo anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità, perché comunque questa è una squadra che gioca. Poi io personalmente condivido anche quello che si dice, e poi personalmente sono perennemente insoddisfatto. Certo che dobbiamo fare di più, e per fare di più ci dobbiamo mettere testa e anima e cuore, che sono i due aspetti più importanti. Queste dunque le dichiarazioni di Auteri per quanto riguarda il momento della squadra, anche la sua posizione. Enrico, ma sul piano tattico ci sono delle indicazioni confermate circa questo ritorno un po' al passato che è stato provato per tutta la settimana? Sì Carmine, perché a nostra esplicita domanda nella conferenza stampa Auteri ha detto sì, possibile che torniamo al 3-4-3, anche se poi ha fatto intendere che per lui i numeri contano poco, ma conta poi l'atteggiamento in campo. Domani il Pescara dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, proviamo anche ad abbozzarlo un possibile 11, anche se ci sono dei dubbi, perché tra i pali dovrebbe restare Sorrentino, che sta facendo molto bene, giovanissimo, di proprietà del Pescara, classe 2002, anche se Iacobucci scalpita. Dovrebbe tornare dal primo minuto Ianes con Drudi e Veroli, un classe 2003 a cui Auteri ha già dato e continuerà a dare fiducia. E a centrocampo i due saranno sicuramente Pompetti e Memuscia. I Zappella favorito su Cancellotti a destra, e Rasi, questa potrebbe essere la novità, favorito su Unzita a sinistra. Il tridente offensivo con Ferrari, che ha recuperato una maglia a sinistra, se la giocheranno Dursi e Rauti, una maglia a destra il giovane Chiarella, e Clemenza, che ha detto il tecnico Auteri ha fatto un buon ingresso
ingresso in campo a Pontedera. Quindi questi sono i dubbi che verranno, come sempre ha fatto Auteri, sciolti poco prima del match. Si tornerà però al 3-4-3, queste sono le indicazioni emerse in conferenza stampa. Se non ci sono altre domande, con la collaborazione tecnica di Diego Martelli dalla sala stampa dello Stadio Adriatico, Carmine, ti restituisco la linea. Grazie, grazie Enrico, vi ricordo ancora Anteprima Pescara questa sera alle 20:05 su Rete 8 Sport.